E adesso parliamo di Uber, viste le proteste dei tassisti in Italia, Michele, guardando però all'Europa, come sempre, vero? E come sapete è un'app mobile che consente un rapporto diretto fra gli utenti e i servizi di auto a noleggio con conducente. Allora, nata nella Silicon Valley americana, è molto diffusa in diverse capitali europee, Roma compresa, Milano, eccetera. Diamo il benvenuto a Stefano Da Empoli, economista e presidente di ICOM, Istituto per la Competitività. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora, dov'è più diffusa Uber? Sicuramente le due città europee dove è più diffusa sono Londra e Parigi, in particolare perché, a differenza ad esempio di Roma, comunque insomma le principali città italiane, sono solo tre, insomma quelle dove c'è Uber in Italia, e c'è un numero insomma di autovetture con conducente molto più elevato. Insomma, basti pensare che a Londra sono 25.000, a Roma sono neanche 1.000, insomma, le licenze del cosiddetti NCC, insomma, noleggio con conducente. E questo insomma. Anche in Francia, ricordiamo, a Parigi sono state delle forti proteste proprio lo scorso anno per questo. Ma sì, è assolutamente vero, però appunto in Francia sono 8 le città dove Uber è presente, in Italia, ripeto, sono solo Roma, Milano e Firenze. E non c'è confronto nel numero di utenti, insomma, di Uber in Francia rispetto all'Italia. E in quanti altri paesi Da Empoli viene diciamo regolarmente utilizzato questo sistema? Europei parliamo? Stiamo parlando di oltre 80 città europee, quindi sono tutte le principali città. L'unica grande eccezione è Barcellona, dove è l'unica grande città europea dove Uber non c'è. È molto utilizzato, quindi direi insomma in molti paesi, sicuramente la Gran Bretagna, insomma il paese dove forse è più presente, insomma, in termini di numero anche di città, ma anche i paesi nordici, molto anche nei paesi dell'est, insomma sono diverse, insomma, città polacche o in Repubblica Ceca, o comunque insomma in altri paesi dell'Europa dell'est dove Uber è diffusa. Ci sono anche paesi nei quali è regolamentata questa in qualche modo. Proteste e opposizioni ci sono stati in molti paesi, insomma, perfino in Danimarca, eppure insomma un paese sicuramente dove c'è molta insomma predisposizione verso l'innovazione. Quello che succede insomma in Italia rispetto agli altri paesi, o comunque a molti altri paesi, è appunto il numero, è la chiusura, diciamo, del mercato, soprattutto insomma non tanto anche del mercato dei taxi, ma anche dei servizi appunto NCC. Appunto il tema delle licenze è un tema che c'è molto in Italia, molto di più che in altri paesi, ma anche a livello europeo, perché un'associazione di taxi spagnola ha presentato ricorso anche alla Corte Europea di Lussemburgo contro Uber, quindi manca un quadro normativo europeo. Cosa dovrebbe stabilire eventualmente? Allora, ci sono secondo me due profili. Il primo profilo, che è quello su quale si sta discutendo presso la Corte di Giustizia Europea, è decidere sostanzialmente se Uber è una piattaforma, è semplicemente una piattaforma digitale, oppure è un fornitore di servizi di trasporto. E quindi questo è il quesito principale che si sta discutendo. L'altro elemento è, a mio avviso, la regolamentazione dei mercati sottostanti queste piattaforme digitali, che probabilmente dovrebbero adeguarsi a un modus operandi, insomma, e anche diciamo un'interazione tra i consumatori e i fornitori di servizi, che evidentemente sono profondamente impattati dalla tecnologia, cioè non si possono usare le regole studiate 40-50 anni fa, ma anche 20 anni fa, insomma, banalmente, a un mercato che ha delle dinamiche totalmente diverse. Questo ovviamente garantendo insomma i diritti fondamentali, insomma, di chi lavora in questi mercati, e soprattutto gestendo insomma la transizione, insomma, giusto che come dire, insomma, non dalla sera alla mattina, insomma, non evapori
il valore delle licenze che chi le ha acquistate, insomma, pochi anni fa, sia in qualche modo garantito. Certo. Però, quindi insomma, ecco, quello che si dovrebbe stabilire, da quello che si capisce anche a livello di un quadro normativo europeo, ed è un po' quello che chiedono tutti, se queste società che utilizzano queste Uber, ma anche altre, sono poi società di sharing economy, quindi sottoposte a diverse normative, oppure se sono considerate società di trasporto e quindi dovrebbero sottostare ad altre regole. Da Empoli, semplificando, è così? Beh, di fatto è così, però ecco, non escluderei delle soluzioni intermedie, insomma, ecco. Quindi la situazione potrebbe complicarsi, diciamo, ulteriormente, ecco. Che però domanda forse una risposta da parte dell'Europa, non solo da parte della Corte di Giustizia, ma anche dalle istituzioni europee, normative, Commissione e Parlamento. Certo. Bene, allora ringraziamo Stefano da Empoli, che è presidente dell'ICOM Istituto per la competitività, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi.